Mister Seccardini, questo Atletico Ascoli deve fare un po' mea culpa, è mancata forse quella cattiveria agonistica, errori dell'Avezzano non sfruttati e poi è arrivato il gol al 90°. Ma guarda, forse mia colpa è semplicemente quello di non aver avuto la lucidità nell'ultimo minuto, dove un fallo, non fallo, spalla, mano, che ha determinato comunque sia la palla inattiva, da cui è nato il gol. Però ai miei non posso recriminare niente, perché l'atteggiamento, il furore agonistico, la lucidità, il coraggio di venire qua a imporre la partita, a giocare in avanti, e comunque sia c'è stato tutto, quindi sono sincero, dire che il pareggio ci sarebbe andato stretto non è un'utopia, raccogliamo 0 punti che per la classifica sono pesanti, però la prestazione c'è, le idee ci sono, l'abnegazione dei ragazzi c'è e questo è un punto importante con il quale proseguire il nostro campionato. Ecco, appunto, riportate a casa una prestazione che lascia ben sperare, però appunto forse bisogna andare a lavorare più sull'esperienza per rimanere in questo campionato. È quello, però l'esperienza si acquista giocando partita in partita e siamo una squadra comunque sia giovane, una nuova per questo campionato che è difficilissimo per noi, ogni domenica è giocare sempre contro squadroni, contro città, contro un tifo, e quindi questo alla lunga sì, potrebbe minare le certezze di questi ragazzi, ma soltanto a livello proprio di esito finale, non sicuramente con la settimana, con il lavoro, con la proposta, con le idee e con la voglia comunque sia di salvarci con la nostra filosofia, no? Che è quella comunque sia di far emergere le individualità che noi abbiamo e di proporre comunque sia un qualcosa che abbiamo dentro, perché non siamo sicuramente una squadra esperta, come hai detto tu, che può venire qui, mettersi dietro e gestire comunque sia la qualità degli avversari. Quindi abbiamo fatto una scelta completamente diversa, che però è ponderata e si è visto in mezzo al campo.